L'avvocato Giampiero Mancarelli, presidente di Chima Ambiente AMIU. Presidente, il lungo cammino per la raccolta differenziata, certamente un cammino impegnativo, difficile, ma un salto di mentalità implica ovviamente delle difficoltà. Cosa bolle in pentola, cioè quali sono così i progetti all'orizzonte nel breve e medio periodo? Ora ovviamente andiamo incontro all'estate, ma poi diciamo la programmazione va comunque avanti. Sì, noi stiamo aumentando i centri comunali di raccolta, qui cercheremo di implementarlo e farne uno più grande ai Tamburi, perché è giusto che questo quartiere sia valorizzato. Abbiamo fatto una richiesta di finanziamento che ci è stata accordata. Attiveremo anche un servizio premiante che quindi consentirà a coloro i quali ci portano gli ingombranti, perché sappiamo che molto spesso c'è il rilascio sulle strade, quindi indecoroso per i cittadini, di questi ingombranti si arriverà a un numero massimo di 40 punti per avere 10 euro di buono spesa. In questo modo cercheremo di incentivare a una best practice, cioè dare la possibilità ai cittadini di essere incentivati a portarci rifiuto per migliorare la raccolta differenziata, ma per migliorare anche il senso di comunità. Molto spesso quando c'è un lutto in una famiglia o si svuota una casa, noi troviamo l'impossibile, è avvenuto anche qui. Un arredo vero e proprio. Assolutamente, però devo essere sincero, i cittadini collaborano e tanto, e soprattutto al quartiere Tamburi noi quel giorno abbiamo trovato ben 13 richieste, insomma, che ci indicavano chi erano i responsabili, e poi sono stati sanzionati 6 eredi per 500 euro cada uno. È una giusta punizione. Assolutamente sì, perché insomma bisogna parlare di ambiente ma farlo concretamente. I Tamburi e i cittadini ci tengono molto e noi siamo al loro fianco e dobbiamo migliorare ancora di più.